Ciao ragazzi, io sono Red. E io sono War. E bentornati in questo nuovo incredibile, stupendo, fantasmagorico video fuck. Fuck. Cosa faremo oggi? Fuck. Speriamo di no. Cioè, andremo a rispondere a delle domande che ci avete fatto nello scorso video della settimana scorsa. E risponderemo a tutte le curiosità che potreste avere su software e vite nostre personali, visto che vi siete sbizzarriti completamente. Fin troppo. Facciamo. E quindi bando alle ciance, ciancio alle bande. Prima di partire, come al solito. Ciao ragazzi, sono Red. No, sigla. Sigla. Allora, ne leggeremo una a testa, quindi vabbè, tanto non importa, dobbiamo rispondere entrambi. Sì, esatto. Un po' leggerò io, un po' leggerà lui. Tanto le risposte le daremo sempre entrambi, perché siamo il dinamico duo più famoso d'Italia. Dopo. Beh, ci sono i me contro te, ci sono Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Si parte caldi con Sai Bombarda. Red, quando viene a giocare alla SD Tactical Game Space, PS, ho leggermente impallinato il tuo Interceptor. Un salutone a col Sai Bombarda che Ciao, ci Bombarda. Segue, che questa estate il Boom War ha visitato personalmente. Ho visitato proprio lui, tipo paziente. Conosciuto in senso biblico. Presto, presto verrò a trovarvi anch'io e non solo il Boom. Esatto, dovrebbe uscire un video. Vediamo. E se poi esce un video? Un saluto ai ragazzi dell'SD Tactical Game Space. Gran, gran SD siciliana. Sicula. Cincula. BS Shukur, Shuker, Shoker, col ok. Cod migliore, MV1 2019. MV1 2019. Oh. Infernal Entertain, fuck, arma da fuoco preferita vera. RX 100. Frapp è il suono del dei peti. Ciao, consigli su come portare repliche sotto al jowl, grazie. Oh sì sì, ce l'ho là. Vai in cantina, prendi un trapano e fai un bel buchino all'altezza del cilindro, così dai una perdita al fucile, dopo cala di potenza. Non fatelo. Riccardo Ferrari. Tematica granate. Siete pro o contro al loro utilizzo in campi urbani con ragazzi noleggianti, tra parentesi novizi? Allora, io sono contro i vizi, quindi novizi mi sta bene. Tipo avanzo. No, perché? Perché che poi le devo censurare? Cioè, della gerarchia, del nonnismo che va rispettato. Il fatto che l'ultimo che arrivi si cucchi le granate di quelli più grandi è un dato di fatto. Cioè, come lo scautismo, il primo anno deve sgurare le gavette. Va bene così, ragazzi. Cioè, soft air, se vi agitano troppo, fatevi un esame di coscienza. Io che sono un pochino più posato da questo punto di vista, empatico, empatia, entropia e scozzocco. E vi dico che sì, sono pro, non tanto per nonnismo e il resto, anche se trovo che in questo ambiente un pochino serva per crescere, ma più che altro perché partire subito con la gente che non è che ti tratta come un no poverino hai appena cominciato stai tranquillo, ma come un oh devi imparare, tirandoti le granate addosso o non dandoti il beneficio del vabbè ci vado piano, ti permette di crescere più velocemente. Sì, che poi sembra tipo lapidazione. Sì, non è che ti mettono, cioè, in mezzo. Raga, dai, è una granata, al massimo vi spaventate, sono i botti di Capodanno, cioè. Matteo Biolo, fuck, quanto ti daresti da voto da 1 a 10 nella bravura a giocare a soft air, senza contare la potenza e la versatilità delle armi? E secondo te, qual è la qualità o skill, che sono sinonimi, che è più importante per giocare a soft air? Esempio, bravura nell'usare l'arma, tecnica, collaborazione, oppure avere un'arma migliore rispetto agli altri? Un'altra domanda, qual è il significato? Vabbè, questa te la dico dopo. Tu da 1 a 10 quanto ti dai? Sono molto volatile io a riguardo, perché se ho davvero voglia mi darei tranquillamente un 8 e mezzo, un 9. Il problema è che questa voglia non la vedo da un anno e mezzo ultimamente, per tanti motivi. Quindi secondo me la media sarà un 8. E che deve prendermi bene. Sì, bisogna anche arrivare con tranquillità, che hai dormito, sì, almeno 6 ore, non 2, sì, come al, sì, solito. Sì, ma anche la temperatura giusta, nessuna buzz. La tranquillità di andare a dire gioco e devo pensare solo a giocare, non che dopo devo, sì, andare a lavorare o devo fare dell'altro. Sì, 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 sì. È molto simile anche per me, io mi ritengo un pochino meno bravo di War, anche come esperienza. Detto, oh, io mi darei, se ho tanta voglia, un 8 e mezzo comodo, perché sono abbastanza bravo. Se però non è la giornata giusta, se però magari sono stanco, e per me è ancora più volatile di War, perché io sono molto più meteoropatico, mettiamola in questi termini. Basta io un po' di vento. Scendo a 7 e mezzo proprio, adesso non ho idea di quanto ti hai ridato tu, però un 8. Sì, io scendo a 7 e mezzo, non faccio schifo, cioè non divento un bot di Abraham, però allo stesso tempo
Bella, bella domanda, complimenti Viola. Davvero bella, davvero bella. Qual è la qualità o skill che è più importante per giocare a soft air? Cioè foto, più l'arma, più... Foto una parola che c'è su COD. Una specialità, si chiama tempra. Non tanto per le piastre e non dichiararsi. Però è semplicemente la forza interiore di andare avanti a fare le a avere le decisioni giuste, a fare le mosse giuste nonostante la tensione del momento del fuoco nemico. Quello secondo me può fare davvero la differenza. Io stesso punto la mia tattica contro le altre persone facendo pressione su questo lato debole delle altre persone, cioè su quello che un po' si spaventa, vado ancora più cattivo per avere più possibilità. Simile a quello che ha detto War, io non la butto tanto sulla tempra ma sulla prontezza, quasi riflessi, cioè gioco di prestigio. Gioco di prestigio. Un mago. No, nel senso che al netto del vabbè, bisogna escludere ovviamente che l'arma funzioni e che uno abbia un minimo di tecnica nel gioco. In generale trovo che la prontezza e quindi i riflessi e il potersi adattare alla situazione la faccia da padrone. Tempra e riflessi erano le due che volevo dire comunque. Vabbè, qual è il significato del meme del CM16? Tranquillo, lo scoprirai a breve guardando questo video. Che cosa ne pensi del lavoro della fanpage sul Monopoly Soft Air? Cito la frase luxury del canale Kakemireggia, solo per le leggende. È vero, Kakemireggia è solo per le leggende, solo per le chi ha visto davvero un video in particolare, ma in realtà bisogna averne visti tanti. Parliamo di quella praticamente ufficiale, ok? E quindi quella un po' più longeva, quella più rimpolpata di contenuto. Esatto, esatto. Vai, finiti prima tu. Io ero convinto all'inizio che sarebbe durato sì e no 2 mesi. Cioè nel senso, avevamo tanti che ci seguivano e che magari proponevano di farci da montatori per i video, da farci montatori per le morose, montatori per le morose, montatori per il back e il meccanico. E poi dopo sono arrivati anche quelli che volevano fare appunto fanpage, farci meme, eccetera eccetera eccetera. Ed ero convinto che, ripeto, sarebbe durato 2 mesi. È ancora qui, a distanza di ormai un anno e passa. Quanto sono? Un anno e 3 mesi? Un anno e 4 mesi? Secondo me i 2 ci siamo quasi arrivati. Quasi 2 anni. E cosa posso dire? Fa dei contenuti ottimi, si continua a migliorare, un po' come abbiamo fatto noi quando siamo partiti. Quindi ho tanto rispetto e tanti complimenti appunto per la fanpage. Vai. Sono così d'accordo con Red, la fanpage mi ha sorpreso sotto quasi tutti i punti di vista, perché è un ragazzo in realtà molto giovane che non conosciamo neanche direttamente. Dovremmo organizzare qualcosa e si potrà fare, però non lo conosciamo direttamente, eppure non è quasi mai mancata la costanza, la voglia di fare, e ci vuole bene. Questo fa indubbiamente piacere ed è uno dei motivi che ci spinge ad andare avanti sicuramente. Sì, in generale il supporto dei fan è bello. Minifish 46, mini pesce 46 o mini targhetta del casino. Cosa ne pensi del CM16 Rider? Beh, queste domande profonde mi commuovono. Una domanda alla Pio 03? No, per no. Ridere, per ridere. Dai! Per ridere, ma non si può più dire niente. Un saluto, ciao Pio. Ciao Pio. Ecco, a parte gli scherzi, qual è la motivazione che dai a svegliarti la domenica per andare tutto attaccato in campo? A me qualche volta capita di non aver proprio voglia di giocare. Allora, come abbiamo già detto prima, è un periodo dove siamo provati dal soft air. Cioè nel senso, non che ci stiamo stufando, tutt'altro, perché continuiamo a giocare, continuiamo ad allenarci e il resto. È però molto difficile molte volte, perché comunque ci sono i tornei, perché comunque giocare un po' così alla carlona non ci piace più di tanto, perché ci piace metterci in gioco ed è faticoso. La motivazione per me è sempre quella. Fai merenda. Stavo per dirlo io. No, scherzo a parte, la motivazione è che è uno sport che adoriamo, ci piace metterci in gioco, e comunque al netto della fatica di svegliarsi alle 5 di mattina, di svegliarsi alle 6 di mattina, di non fare serata al sabato perché devi prepararti, di fare riunioni durante la settimana, di allenarti, cioè che è un modo come un altro per a sentirsi bene con se stessi, perché si fa sport, perché si sta in gruppo e poi perché ci si mette in gioco. Per me è quello. E poi è bello avere un fucile in mano. Motivi di difficoltà si condividono con quelli di Red, cioè ragazzi, sono 10 anni che faccio sto sport e dopo 10 anni è come una relazione. Dopo 10 anni non è tutto pazzesco come la prima volta, è normalissimo. Cioè lei va a Lampedusa e prende la barca e c'è un tipo che gliela guida che non conoscevi, insomma, quando ti manda le foto rimane. No, beh. Però sì, il soft air riunisce le persone più di qualsiasi altro sport, secondo me. Proprio il legame che si crea tra i compagni di squadra, ma legami anche molto rapidi ma molto forti sul momento, non li trovi da nessuna parte. Secondo me è quello che mi dà le forze di svegliarmi al mattino a un orario improbabile, preparare l'equipaggiamento e andare in macchina. Tu lo prepari al mattino? Non lo preparo proprio, è diverso. Sam scrive: consigli per chi vuole aprire un canale YouTube sul soft air? Non farlo, scappa finché sei in tempo, fuggi. GX Pizzle One: fuck, che nome vergognoso, io al Monopoly ci giocavo nel lontano gennaio del 1999, quando è che...
Beh, quindi... Scusatemi, mi ero addormentato. E proseguiamo. Ah, categoria preferita di PH, di William Zerotto. Hai il PH tipo della pelle? Thomas Filippini. Filippini, io sono... è impossibile per me questa cosa. Hobby preferito dopo il soft air. Vai, tanto lo sanno anche loro cosa stai per dire, quindi vai pure. Scopare! Va bene? No, no, direi COD. Non è che abbia molto tempo per altri hobby, okay. Cioè tu dici rimango all'interno, sì, della stessa cosa, va bene, va bene, va bene. Io hobby preferito dopo il soft air, filmmaking. Fare corti e video e fotografia. Queste sono le mie due grandi passioni. E fuck, cosa fareste per migliorare il soft air in Italia o in generale? Lascio partire te. Ci vorrebbe più in Italia in generale. Barche di Pilu, cioè la tua risposta è un po' certa. Nave carichi di Pilu. Ah, secondo, io preferirei che ci fosse un pochino più apertura, che comprende anche la topa. Ok. Cioè smettere di vedere il soft air come ah, sei un invasato, e più come una roba normale. Perché va bene che le armi sono pericolose, uccidono il resto, cioè, però guarda che mi tiri luce, è più normale di così. Appunto, cioè, no, guarda, se ce l'ha fatta uno come me, voglio dire che è riuscito a uscire dai giri, dai turbini. No, delle regole generali ufficiali, sì, sì, e definite, perché non è possibile che ogni stack di federazione abbia le sue regole. Sì. Ragazzi, per favore, fate qualcosa. Movimento Unito del Soft Air. Ma no, ma c'è Michele Lo Surdo. O mi salutate nel fac o fa culo a tutti voi. Fa culo a lei, signore. Fa culo a lei. Ma avete visto il nuovo taglio di capelli di War? A proposito, ragazzi, quanto è fresco. Sapete che ho già altro tagliato di nuovo? Spero non... Fra, ma sono fintissime. Alessandro, ma perché tutte le domande stupide a me? Quante pippe vi fate al giorno? Censuro il nome, grazie. Una. Una. Rispettosamente. Proseguiamo. Nick The Fury 07. Fuck, cosa ne pensate della Tokyo Marui e degli SR? Dipende da cosa si vuole. Per un ristretto parco d'utenti, tanta roba. E vanno comunque molto bene, sono comunque divertenti. Per competizioni di un certo tipo, purtroppo no. Io rispondo a Marui SR, tanto il pensiero che abbiamo io e lui sugli SR è praticamente lo stesso. Marui, stessa identica cosa. Cioè, sono fucili ad alte prestazioni sicuramente, ma all'interno del mercato giapponese. Qui, purtroppo, visto che i giapponesi si rifiutano di adattarsi alla vendita oltreoceano per tanti motivi, un pochino si sente il, sì, il downgrade. Più che prestazionali li definirei resistenti in realtà. Sì, perché anche materiali, poi certe volte fanno delle robe che sono inguardabili, insomma dipende. Prestazionali opinabile comunque. SR divertenti ma non pratici. Non si scappa, piuttosto prendo un GBB. Totalmente d'accordo. Oggi siamo super in sintonia. Totalmente abbiamo... d'accordo. Pingu Nut Nut. Oh Pingu. Fuck, cosa ne pensate dello Speed Soft? Lo praticereste? No e no. Non è il mio gioco. Lo vorrei provare come tutto, ma non è il mio gioco. Matteo Magnisi, poi te lo passo. Fuck, andresti nell'esercito italiano e se sì in che branca? No, a meno che non ci sia necessità. Nel senso che se penso che sia la cosa giusta da fare, perché c'è un combattimento in atto con cui io mi sento d'accordo, principalmente di difesa, non di aggressione, potrei valutare la cosa. E come branca non ne ho idea. Dove c'è bisogno? Praticamente la stessa risposta. Sì, se c'è necessità, dove serve? Bezzi in marina, i village people. No! Non la marina italiana e i village people, cioè due cose. No! Marina italiana, io e lui tipo village people, cioè dividiamo le due cose, che non vorrei mai offendere nessuno. Questa prima tranche del video termina qui. Ci rivediamo settimana prossima con l'altra metà, parleremo di cose altrettanto interessanti, compreso Nick Sack. E la stimolazionale. E la stimolazionale, due temi molto molto due interessanti. Temi molto importanti, così simili ma anche così diversi. Quindi Tito, aspetta, a me però non frega un po'. Ci abbiamo già girato l'altra parte del video. Loro adesso... Chiediamoli. Loro adesso non me ne frega niente cosa state facendo, dove mi iniziate a guardare questo video. Rage War così del botto. Smettetela di fare i molluschi del stack. Chiudete la schermata full screen, mettete la finestrella e mettete un sacco di like. 2000 like, esce la seconda parte. E soprattutto, scusate, avete la campanella lì di fianco. Cosa? Clicchi lì, clicchi. La campanella è già lì. Cioè, avete la poliomielite, il tunnel carpale, no. Non frega nessuno. Fa la poliomielite che ritorna. La poliomielite che ritorna. Non so se esce nella prima o la seconda parte. Non lo so neanche io, lo scopriremo solo. Avete capito gli argomenti
della seconda parte, sono croccanti ma dovete guadagnare. Quindi lasciate un bel likeozzo e faremo uscire il video appena questo qui arriverà a 2000 mi piace. Anche perché tanto di roba da farvi vedere ne abbiamo prodotta, quindi mi raccomando, super mega big like. Come al solito siamo al Monopoly Software Shop, il negozio che mi sponsorizza, per cui lavoro e che ci permette di fare questi incredibili video, perché YouTube sicuramente non aiuta. Vi ricordo che in descrizione trovate i link del nostro Instagram, del sito del negozio dove acquistare prodotti e attrezzature da software a prezzi ottimi e soprattutto di alta qualità. Sono migliorato, hai visto? Cioè proprio incredibile. Qui da Red è tutto. Qui da War è tutto. Altrettanto per forza di cose. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry. Alla prima botta! Incredibile! Io ero pronto!